Fare i conti con l'ambiente 2014, conferenza numero 1, la bonifica dei siti contaminati. Siamo con Simonetta Tunesi di ISVA. Ecco, di cosa ci parlerà questa sera? Quali saranno i contenuti del suo intervento? Questa sera un po' tutti stiamo cercando di analizzare quali sono gli elementi che fanno riuscire o fallire la normativa sulle bonifiche. Abbiamo visto anche quello che hanno detto sia i colleghi dall'Olanda che dall'Austria. E stasera, diciamo, anch'io cercherò di analizzare come mai la normativa delle bonifiche italiane, partita con tanta buona volontà, in realtà sia fallita. Abbiamo visto un po' oggi, anche riflettuto, una delle difficoltà è che fare le bonifiche è difficile, quindi è difficile sia progettarle che controllarle, e l'elemento del controllo è un elemento centrale. E l'altro aspetto è in Italia che per ovviare a queste difficoltà si è continuata a cambiare la norma costantemente, e questo ha aggiunto confusione alla confusione e forse paralisi alla paralisi. Cioè, ecco. Lecito aspettarsi una stabilità normativa da parte del legislatore o sono speranze vaghe? Domanda trabocchetto. No, nel senso che io non sono più così direttamente in contatto, però da quello che abbiamo sentito stamattina dalla bravissima rappresentante del Ministero, direi che la stabilità non è fra il nostro futuro, perché proprio in questi giorni c'è in discussione, abbiamo capito, poi non abbiamo una modifica normativa che sembrerebbe abbastanza sostanziale, però dovremo poi aspettare quando verrà la proposta resa pubblica, quindi purtroppo direi di no. Grazie. Prego. Grazie.